Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, io penso che tutte le intercettazioni che hanno delle finalità di tipo giudiziario debbano anche essere pubblicate, ma gli affari privati della gente devono rimanere privati, non possono essere pubblicate dai giornali, cosa che invece è sempre stata fatta, perché tutti abbiamo letto delle intercettazioni che facevano venire i brividi proprio perché raccontavano i fatti della gente, non raccontavano dei fatti criminosi. E quindi allora bisogna stare molto attenti, perché dire che l'onorabilità di un politico deve essere totale, per cui va spiato se dice una... Questo io lo trovo fondamentalmente sbagliato, perché un senatore o un onorevole è un uomo come tutti gli altri, può avere delle debolezze, ma chi se ne frega delle debolezze, se va a letto con sua cugina, con sua nonna, a me non ne frega niente, e queste cose non devono essere pubblicate. Invece, almeno negli anni scorsi, abbiamo assistito a una serie di pubblicazioni che rivelavano la vita delle persone e non la vita, diciamo, di tipo contro la legge. No, diciamo, questo mi sembra evidente, che si debba rispettare. Vero, giustissimo. Poi fate tutte le intercettazioni che volete, ma non pubblichiamole sul giornale. Non posso. Allora, scusate, mi devo sentire tutti, però prima di arrivare purché sia così. Da Donzelli.